Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Ciao a tutti, sono Cinzia, Anna, Matteo e Riccardo. Quello che cercheremo di fare è condividere con voi quello che il Vangelo di oggi ci suggerisce. Di questo Vangelo mi colpisce in particolare la figura di Giovanni. Di Giovanni viene detto che stava con due dei suoi discepoli e che quando passa Gesù, Giovanni lo fissa e dice: «Ecco l'agnello di Dio». Giovanni è un po' l'esempio per noi genitori, che abbiamo il compito di educare i nostri figli alla fede. Giovanni indica ai due discepoli Gesù. E quindi mi chiedo, nelle giornate, nella quotidianità, in che modo noi genitori possiamo indicare Gesù ai nostri figli. E i gesti che mi vengono in mente sono semplici: attraverso la preghiera prima dei pasti con questo dado, oppure con i bigliettini per chiedere scusa quando magari in famiglia succede qualche screzio, oppure magari nel ricordarsi di vivere un momento di preghiera insieme ogni giorno. Anche magari a volte ci capita di vivere situazioni difficili, indicare Gesù ai figli significa chiedersi: cosa farebbe Gesù in questo momento? Magari l'istinto ci porterebbe a reagire in un modo di fronte a una situazione, e invece fermarsi e ascoltare la parola di Gesù vuol dire proprio cercare di reagire come avrebbe fatto Gesù. Altre parole che mi piacciono sono la domanda che Gesù fa ai due discepoli, che dice: «Che cosa cercate?» Gesù è attento ai nostri bisogni, ci chiede di che cosa abbiamo bisogno, anche se lui sa che la risposta a tutti i nostri bisogni è lui. Quindi il nostro bisogno di amore, il nostro bisogno di felicità trova risposta solo in lui. Invece a me mi hanno colpito sempre le parole «ecco l'agnello di Dio», perché mi fanno pensare che Gesù è molto importante, e credo che l'hanno fatto pensare anche ai due discepoli. E anche è per questo che i discepoli l'hanno seguito subito, perché è molto importante. E poi mi hanno colpito anche le due paroline: «Venite e vedrete», perché è come se Gesù volesse accogliere i discepoli in una cosa bella, e quindi mi ha colpito tanto come accogliere mio papà,
accogliere mio fratello, accogliere la mamma e accogliere molte altre persone. A me invece è piaciuta la parte quando Gesù cambia il nome a Pietro, dandogli una nuova possibilità di vita. Per me dare una nuova possibilità di vita vuol dire perdonare una persona che magari ha commesso un'azione nei miei confronti sbagliata, oppure io l'ho commessa nei confronti dell'altra persona, e questa persona, se mi perdona, mi dà una nuova possibilità di non commettere di nuovo lo stesso errore. Nel testo si trovano anche degli altri verbi che sono significativi. Gesù passa, nel senso che che sta camminando, che si sta muovendo, sta facendo un percorso e nello stesso tempo poi c'è i discepoli che vanno, lo seguono e vedono dove dimora. In questo senso mi pare di poter cogliere e di condividere l'idea che Gesù è alla ricerca, o perlomeno cammina lungo le strade della nostra vita e non è tanto la sua dimora che andiamo a cercare, ma il far sì che la nostra dimora, il nostro vivere in famiglia, il nostro relazionarsi tra di noi, possa diventare la dimora in cui Gesù si fa presente e rimane poi con noi. In questo senso, questi tre verbi, andarono, videro, dimorarono e rimasero con lui, indicano un po' il percorso del discepolo e l'esperienza che proviamo a fare noi come genitori, come educatori, come marito e moglie, è anche proprio quella del aiutarci reciprocamente a diventare discepoli per stare effettivamente con Gesù.